Signor Caglioni, com'è importante per la Val Brembana avere un comitato concentrato sulla tranvia per la Val Brembana? Allora, il comitato nasce un paio di anni fa, 3 anni fa esattamente, più o meno in questo periodo, proprio con l'intenzione di tramutare le promesse che spesso vengono fatte in pratica. Recentemente c'è stata la giornata mondiale di azione per il clima e il motto dei ragazzi del Fridays for Future è stato No more empty promises, non più promesse vuote, vane. E quindi adesso siamo in balia di due questioni molto importanti, una crisi pandemica e una crisi ambientale climatica. Entrambe queste questioni ci sono molto a cuore e la tranvia potrebbe essere una cosa che interseca entrambi i problemi. Perché abbiamo bisogno sia di ripartire dopo una crisi pandemica che ha coinvolto anche l'economia, ma abbiamo bisogno di ripartire con molta attenzione verso la sostenibilità. Siete stati ascoltati, ricevuti dalle istituzioni della Val Brembana, dai comuni, al BIM, alle varie comunità montane? Nello statuto del nostro comitato c'è proprio l'ambizione, l'interesse a comunicare sia con i semplici cittadini che con le istituzioni. L'obiettivo è quello di riuscire a produrre movimenti che generino poi concretezza. Nel 2018 abbiamo raccolto più di 1700 firme, andando a parlare con i cittadini nei mercati della Valle Brembana, con l'obiettivo di tutelare il sedime esistente e di chiedere alle istituzioni di prodigarsi per realizzare, ripristinare un binario che porti davvero in Val Brembana, fino a San Pellegrino, San Giovanni Bianco o anche oltre in futuro. Quindi queste firme al tempo le avevamo poi portate al presidente della provincia Gafforelli, le avevamo portate all'allora presidente della comunità montana Mazzoleni e ai sindaci che comunque ci avevano ricevuto. Cerchiamo questi contatti e. Il progetto è tra l'altro molto chiaro e credo anche economico rispetto a un doppio binario, ma volevo che me lo raccontasse lei, perché si tratta di un binario unico e che c'è già in Europa, è già stato realizzato in altre parti dell'Europa, vero? Sì, così è. Ci sono esempi in Germania, ci sono esempi anche nelle periferie delle grandi città. È un'ipotesi che noi mettiamo lì proprio per dare concretezza alla possibilità di proseguire oltre Villa d'Almè. Poi lasciamo ovviamente ai tecnici le soluzioni migliori, più concrete, più efficaci all'interno di un rapporto proficuo, speriamo, tra amministrazioni, cittadini, pubblico e privato. Senta, si sacrificherebbe la pista ciclabile per questa ferrovia oppure verrebbe realizzata accanto a questa? La pista ciclabile corre sull'ex sedime della ferrovia della Valle Brembana. Lì c'è un vincolo ferroviario, quindi quell'area è storicamente deputata e a tutela del ripristino del binario. Abbiamo degli obiettivi che ci siamo dati a livello europeo di dimezzare entro il 2030 e di azzerare entro il 2050 le emissioni di CO2, proprio all'interno della crisi climatica importante che stiamo vivendo. Questi stessi obiettivi sono stati adottati dal gruppo Nestlé, di cui San Pellegrino fa parte. Il discorso pista ciclabile, è assolutamente da considerare e, noi fin da quando siamo nati abbiamo adottato e abbracciato la stessa filosofia che porta avanti Teb, che dice
tranvia, pista ciclabile e riqualificazione urbana avanzano insieme. E questo crediamo che debba essere anche per la Val Brembana e anche per quel tratto difficile di percorso che c'è tra Villa Dalmè e le Porte di Zonio. In quanto Allora, tempo? la ciclabile costa molto meno rispetto alla tranvia. Abbiamo visto che lo studio di prefattibilità che è stato che è stato reso disponibile da poco a Zonio, parla di un massimo sul territorio di Zonio di 25 milioni al chilometro. E la pista ciclabile è costata poco più di 1 milione per l'intera tratta tra Villa Dalmè e Zonio. Trovare soluzioni che rendano possibile la convivenza tra binario e pista ciclabile, crediamo sia possibile. È sicuramente comunque più facile spostare una pista ciclabile rispetto allo spostare in modo economico e sostenibile il percorso di una tranvia. Abbiamo parlato di costi, possiamo sapere in che quanto tempo potrebbe essere realizzata questo tranvia, un unico binario? Allora, quando è stata costruita la ferrovia alla Valle Brembana, in 2 anni e 2 mesi, leggevo adesso quasi 2.000 operai al lavoro, hanno portato il binario da Bergamo fino a San Pellegrino. Adesso nel 2026 il presidente Simonetti ha dichiarato che il binario dovrebbe essere portato fino a Villa Dalmè per il prolungamento Bergamo-Villa Dalmè della T2 e quindi entrare in esercizio nel 2026. Non abbiamo limiti di tempo, ma le possibilità tecniche di effettuare questo lavoro anche in un breve lasso di tempo ci sono. Proprio per gli obiettivi che si è data la comunità europea e a livello globale in generale, che ci siamo dati di abbassare le emissioni clima alteranti, sono stati resi disponibili parecchi fondi, parecchi denari da parte dell'Unione Europea. I fondi Next Generation EU vanno proprio in quella direzione, a finanziare opere che abbiano la caratteristica di ridurre le emissioni inquinanti. Questo, diciamo, questo treno, questa corrente, questo flusso che va in quella direzione, sia per gli obiettivi del pubblico, delle nazioni che del privato, andrebbe secondo noi cavalcato e sfruttato cercando subito di finanziare un progetto che abbia le caratteristiche di poter accedere a bandi internazionali di finanziamento, così che la cosa avvenga nei tempi più ragionevoli possibili. Lo stesso presidente di Nestlé, ho letto recentemente, usava le stesse parole simili a quelle di Greta Thunberg o di Luca Mercalli, climatologo. Non c'è tempo da perdere, anche in queste grosse aziende si avverte la necessità e ci si adopera per ridurre le emissioni in modo rapido. E lì hanno proprio leggevo che hanno dato degli obiettivi di 3 anni in 3 anni di ridurre costantemente le emissioni sia sui trasporti che su altre azioni di sostenibilità e di economia circolare. E questo farebbe molto bene alla Valle Brembana, nel senso la tranvia è una scelta che porta ad una visione futura del vivere in valle molto particolare, molto al passo con i tempi e con le sfide che abbiamo davanti. Quindi lo scegliere il binario vorrebbe dire andare verso una valle in cui si coltiva la prosperità, la qualità della vita, la salute, sia individuale che collettiva. E quindi
un modo di lavorare, di operare che abbia una migliore, come dire, una qualità della vita migliore, insomma. La qualità della vita che sia più legata anche all'ambiente naturale in cui si vive. Al tempo in cui è stata creata la ferrovia della Valle Brembana, c'era la sfida verso la modernità. La sfida che abbiamo davanti adesso penso che sia invece la sfida verso la sostenibilità, l'economia circolare, quindi la sfida di ritrovare a livello intergenerazionale un miglior rapporto con l'ambiente in cui viviamo e rendere questa cosa piacevole e sostenibile. Quindi noi vediamo soprattutto delle opportunità in questa cosa. Bene, io la ringrazio per questa intervista, per questo breve video che ci ha voluto concedere e le auguriamo un buon lavoro a lei e al Comitato. Grazie a Bergamo News per questa opportunità. Buona giornata. Grazie.